Nel piano della riorganizzazione delle linee dovute alla diminuzione delle risorse a disposizione del Fondo Nazionale Trasporti, poi piano triennale regionale, abbiamo messo in campo un insieme di riorganizzazioni di linee che hanno permesso la produzione di minori chilometri e soprattutto l'allineamento tra lo stanziato dal piano triennale dei trasporti e l'erogato dalle singole aziende di trasporto pubblico. Disegno che vale ovviamente sia sull'area urbana che nell'area metropolitana e che vale per tutta la regione Piemonte, per la quale sono in corso delle azioni di concertazione con le amministrazioni locali, penso ad un incontro che è in corso questa mattina proprio nella provincia di Cuneo, dove con gli enti locali, con i sindaci, con gli assessori, i consiglieri comunali si va a cercare di trovare una soluzione che sia il più vicino possibile alla domanda che c'è di mobilità sui singoli territori, combinandola con la disponibilità delle offerte e delle risorse conseguenti. Questo vale ovviamente anche per la città di Torino e quindi la linea 66 è stata oggetto di un'attenta analisi da parte dei nostri uffici. Quando penso ai nostri uffici penso sia al nostro al combinato disposto tra gli uffici dell'assessorato, gli uffici dell'Agenzia della Mobilità e i dati che sono provenienti dall'azienda GTT del trasporto, insomma. Dopo questa analisi si è fatta una valutazione delle riorganizzazioni possibili. Per quanto riguarda la linea 66 si è deciso un arretramento del capolinea da Piazzale Marco Aurelio a Piazza Ermada, che ha portato alcune necessità di interscambio su più linee, mantenendo la copertura del servizio in quelle aree, però con il combinato tra più linee e quindi con la necessità da parte dell'utenza eventualmente di interscambiare. Le linee che coprono in questo momento il pezzo, tra virgolette, scoperto, diciamo abbandonato dalla linea 66 sono le linee 30 e 61 lungo l'asse di Corso Casale, la linea 6 e 75 lungo l'asse di Corso Gabetti e la somma di questa sostituzione, la somma di queste sovrapposizioni limita di fatto i potenziali disagi patiti dall'utenza. Abbiamo anche noi ricevuto alcune segnalazioni da parte dell'utenza che abbiamo incontrato e alle quali abbiamo spiegato quali erano le azioni in corso e abbiamo concordato con la circoscrizione un'attenta analisi dei carichi delle linee che hanno, tra virgolette, sostituito la linea 66, proprio per verificare che le azioni di copertura del territorio necessarie per rispondere alla domanda di mobilità rispondessero alle reali esigenze del territorio. Ovviamente rimango a disposizione per dare queste informazioni nel mese di aprile, cioè diamoci un paio di mesi di osservazione, di raccolta dei dati e a valle dell'analisi di quei dati decideremo insieme in una commissione che magari il Presidente Corretta vorrà convocare, se lo sarà opportuno, verificheremo se dobbiamo correggere i provvedimenti assunti o se invece la sostituzione della copertura di queste linee risponde in maniera puntuale alle esigenze dell'utenza. Grazie Assessore. Prego, consigliere Bertolla, a lei 2 minuti. Grazie, ma io ho presentato questa interpellanza su segnalazione di cittadini, poi appunto ho visto che i cittadini si sono anche organizzati e in parallelo hanno presentato una petizione al Consiglio Comunale che arriverà prossimamente in discussione. Però allora io ho capito che questo taglio effettuato a novembre è stato il risultato di un taglio generale di fondi, l'ennesimo in questi 5 anni compiuto dalla Regione a monte. Però non mi convince il fatto che si sia scelto di andare a tagliare proprio lì, perché questa cosa ha creato dei disagi abbastanza evidenti, sia in termini di sovraffollamento delle linee rimaste, sia in termini di perdita di collegamento, perché è vero che sul tratto abbandonato di Corso Casale restano le linee 30 e 61, che non hanno sostituito la linea 66, erano già lì, restano quei passaggi precedenti, semplicemente tutta l'utenza del 66 si è trasferita, oltre a quella che già c'era su queste linee, sugli stessi mezzi che c'erano prima. Quindi questo ha creato ovviamente un problema di sovraffollamento, di gente che non riesce a salire nelle ore di punta, di gente fermata alle fermate che alla fine fa Corso Casale a piedi perché non riesce a prendere i mezzi. E in più però la sostituzione non è in realtà corrispondente a quello che c'era prima, perché prima col 66 sia chi lo prendeva in questo tratto di Madonna del Pilone, sia chi magari arrivando già col 30 o col 61 da Chieri, da San Mauro, dalle altre zone, scendeva e prendeva il 66, poteva poi prendere una linea che girava per il Corso Gabetti, arrivava
nella precollina in corso Quintino Sella, serviva agli istituti che sono in quella zona lì, in Segre, Spinelli, insomma, ci sono due o tre istituti scolastici, nonché proseguiva poi dritto fino alle Molinette. Questo collegamento non c'è più, cioè con le Molinette forse si può arrivare prendendo solo 61, scendendo Piazza Gran Madre, prendendo 66 da lì e facendo un altro giro. Per arrivare alle scuole non c'è più niente, nel senso che si può prendere Corso Casale, c'è i mezzi di Corso Casale e poi scendere Corso Casale e salire la collina a piedi. È vero che non è lunghissima, si può anche fare, però comunque non esiste una linea adesso che permetta, neanche con una coincidenza, con un cambio e mezzo, di fare questo percorso. Se non fosse scendere in Piazza Borromini, prendere una fermata di 6, poi arrivare su, prendere il numero 66 e usare tre linee per fare quello che prima si faceva con una linea sola. Allora, a questo punto è chiaro che la cosa è problematica, anche perché è stata fatta sostanzialmente senza preavviso, per cui a settembre magari le famiglie hanno comprato l'abbonamento annuale agli studenti contando sul 66 che li portava a scuola, e poi improvvisamente si trovano senza il servizio, con l'abbonamento già pagato, con la necessità eventuale di prendere tre linee per fare quello che prima veniva fatto con la linea singola. E quindi poi io capisco la difficoltà dell'amministrazione, nel senso che probabilmente se non si fosse tagliato lì si sarebbe dovuto tagliare da qualche altra parte, ci sarebbero state altre polemiche, altri problemi, però sicuramente siamo arrivati probabilmente a un livello in cui ormai tagliare non si può più, e questo bisogna spiegarlo non solo ovviamente alla nostra amministrazione, ma all'amministrazione regionale e nazionale, cioè che ulteriori tagli semplicemente ormai eliminano il servizio, quindi portano la gente a non usare più il pullman e a usare mezzi privati, altri mezzi, o a rimanere completamente priva del servizio e non potersi più spostare, e quindi alla fine bisogna in qualche modo che si intervenga. Quindi va bene che adesso si aspetti aprile, se volete aspettare aprile, anche se gli disagi sono già evidenti e la cosa è già 3-4 mesi che va avanti, però che ci sia una risposta ai cittadini, che ci sia un intervento per ripristinare una qualche forma di servizio lungo questa direttrice.